Io oggi ho 44 anni, sono nato in un anno simbolico anche per la nostra storia repubblicana e per le battaglie dei movimenti studenteschi. Sono nato nel 77, che insieme al 68 è un anno speciale per la nostra storia repubblicana. Forse c'era qualcosa nel DNA che mi ha spinto poi durante la mia vita a intraprendere l'attivismo politico, l'attivismo sociale, perché sentivo su di me l'esigenza di dover esprimermi in questo segmento, perché avevo dei diritti, avevo delle cose da raccontare, da rivendicare. Secondo me tutto l'impegno sociale parte anche dall'esigenza di poter rivendicare un percorso personale e di farlo poi comunitario, collettivo. A un certo punto della mia vita, nel 2010, mi fu offerta la possibilità di costruire un comitato arcigay fuori dalla città di Napoli, perché in regione Campania non ce n'erano altre, e nel settembre del 2010 ricostituì e rifondammo il comitato arcigay a Salerno. Nel 2012 Pride di Salerno, dove per la prima volta vennero anche i miei genitori al corteo. Non ho mai fatto un vero e proprio coming out, cioè proprio quelli tradizionali, sedersi a cena con papà e mamma e dire: mamma, papà, vi devo dire una cosa, sono gay. Non ho mai fatto nulla per negarlo, cioè i miei compagni sono venuti a casa, i miei genitori li hanno accolti esattamente come hanno accolti i fidanzati e le fidanzate dei miei fratelli, di mio fratello e delle mie sorelle. Erano felici di esserci, erano entrambi a Pride, e è stato anche una forma di coming out, e questo dico perché secondo me le motivazioni che spingono un attivismo vero nascono anche da motivazioni personali vere. Eravamo sotto il Senato della Repubblica nel 2016, quando si stava discutendo della legge sulle unioni civili. C'era il mercato delle patate: ti togliamo la pensione e ti mettiamo l'adozione, ti togliamo la reversibilità e ti mettiamo quest'altro, no, come se i diritti fossero un mercimonio. A un certo punto abbiamo rotto gli argini della polizia, eravamo noi il gruppo di Napoli più numeroso e quello di Bologna, e abbiamo occupato la piazza del Senato. A quel punto, secondo me, quell'azione è stata un'azione importante, perché hanno capito: ma questi allora fanno sul serio. Non è stato un pieno riconoscimento, perché quella legge è una legge in grossa parte discriminatoria, perché costituisce due opzioni diverse per fasce della popolazione diversa. Cioè gli eterosessuali non possono unirsi civilmente, è discriminatorio anche per gli eterosessuali. Gli omosessuali non possono contrarre il matrimonio egualitario. Lede il principio di uguaglianza, però è una legge importantissima. È una legge che ha prodotto uno step culturale notevole nel nostro paese. Ha finalmente aperto la possibilità di prendere in considerazione l'esistenza di una famiglia arcobaleno. Sta producendo una cultura nuova dell'accoglienza. Il giorno della nostra unione civile, io e il mio compagno Danilo, sono arrivati tutti i nostri familiari. Danilo era preoccupato che non arrivassero gli zii, invece sono venuti tutti. Alcuni miei zii non me li aspettavo, invece sono venuti. Il salumiere sotto casa ci ha mandato i fiori. È una legge che va sicuramente migliorata. Però in quel momento era importante ottenerla, e quindi rompere gli argini del cordone della forza dell'ordine e occupare la piazza del Senato, perché bisognava mettere fine a quel mercimonio sui diritti e sulla pelle delle persone. Quella legge ha fatto capire a un pezzo importante del nostro paese
che famiglia può essere coniugata e declinata al plurale. La famiglia non ha necessariamente il bisogno, per poter essere riconosciuta, che ci siano figli. Due persone che decidono di vivere insieme perché hanno un percorso di vita insieme sono famiglia. Eravamo la prima coppia ad unirsi civilmente a Napoli. Innanzitutto c'era la sala giunta strapiena, perché ed eravamo col sindaco De Magistris, ma eravamo non in maniera tradizionale la coppia di sposi da una parte del tavolo e il sindaco in fascia dall'altra. Noi eravamo insieme al sindaco da quest'altra parte, ed eravamo col sindaco, io, Danilo, e c'erano con noi Antonio Amoretti e Rosa, la moglie. Antonio ed è oggi l'ultimo partigiano delle quattro giornate di Napoli. Qualche sera prima della nostra unione pioveva, ma Antonio doveva a tutti i costi, novantenne, prendere le fedi. Arriva da un orefice, dall'orefice di famiglia, chiede le due fedi, e l'orefice gli dà la confezione lui e lei. E Antonio dice no, io devo dire due uomini, no, che devo fare questa confezione lui e lei? Quindi ha il coraggio di dirlo pubblicamente, da novantenne, e dice: ma fai una cosa, tu hai sicuramente due confezioni, dammi due lui. Tu ti conservi le due lei e vedrai che a breve ti arriveranno le due donne che vorranno unirsi civilmente. Con una semplicità estrema, anche spiazzante se vogliamo, per l'orefice, no? Quella cosa, quando me l'ha raccontata al telefono, mi ha fatto capire che c'era una società che stava cambiando profondamente. Il cambiamento più profondo lo si nota a scuola. Quando si parla con i ragazzi, ti stupisce il fatto che non parlano solo di omosessualità, di transessualità, sanno che cos'è l'orientamento sessuale, l'identità di genere. Noi fatichiamo a capire che cos'è una società gender fluid, non binary, e invece i ragazzi no, ce l'hanno immediato questo passaggio. Quindi è una società in profondo cambiamento, e che è profondamente cambiata. Nonostante sia una scuola vecchia, come da un punto di vista istituzionale, c'è una scuola che recepisce con difficoltà i cambiamenti della società. Ti trovi un'istituzione vecchia che non riesce a stare al passo con i cambiamenti della società. Non è tutto così, c'è anche la scuola dove ci sono comportamenti omofobi, transfobici, misogini, però c'è una scuola in profondo cambiamento, che è un po' la cartina a tornasole di questo paese, dove l'istituzione è bloccata spesso dalla burocrazia o da una mancanza di volontà politica. È un paese che invece è in cambiamento e che è consapevole del cambiamento.